Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella. Oggi faremo la lettura angelica che è valida dal 17 aprile 2022 al 1 maggio 2022, o è valida in qualsiasi momento voi l'ascolterete, ok? Abbiamo la Pasqua di mezzo, quindi faremo una preghiera speciale all'Arcangelo Michele, al Maestro Gesù, Maria Regina Celeste. Utilizzeremo le carte di Maria, le carte dei chakra e le carte dell'Arcangelo Michele. Prima di iniziare, io uso fare una preghiera di protezione all'Arcangelo Michele. Invoco la divina presenza di Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime qui presenti che con tanto amore mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, invoco il Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli angeli della coscienza micaelica. Vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni. Vi chiedo di tagliare tutte le corde tra me e tutte le persone coinvolte basate sull'ego che riguardano questa vita, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Vi chiedo di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra, di equilibrarla e di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore, la pace, la guarigione, la bellezza, e che tutto ciò che opposto a Dio, alla luce, all'amore vada al di fuori di noi, a Dio Dea Onnipotente, Padre e Madre, che sa cosa deve fare. Chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie a Maria, Regina Celeste, a tutti gli angeli, a tutti gli esseri di luce e di amore puro, e così è. Allora, creeremo tre gruppi. Ora vi chiedo di mettere la mano sul cuore e chiedere a Dio, agli angeli, all'Arcangelo Michele, a quale gruppo voi appartenete, A, B o C, ok? Ora che avete ricevuto la risposta, iniziamo a vedere carta per carta, il gruppo A. Allora, io sono potente e gentile allo stesso tempo. Gruppo A. Vediamo le carte di Maria per il gruppo B. Dare e ricevere. Entrambe le carte riguardano l'equilibrio. È molto importante in questo momento energetico fare equilibrio, mettere equilibrio nella nostra energia. Gruppo C, sii forte, ok? Ora vediamo un attimino le carte dei chakra. Prima carta, guida. Vediamo poi che cosa ci vuole dire. Aspettate che ne sono cadute un po' troppe, quindi eccola, è uscita da sola. Abbiamo la carta dell'amore. Amore. Dare e ricevere. Amore. Bellissimo. Terza carta. Fiducia. Eterno amore. Gruppo A. Preso quelle in inglese per sbaglio, però va bene, dai. Tanto le carte dell'Arcangelo Michele sono sempre le stesse. Abbi fiducia, la tua guida interiore è reale, ok? Ascolta la guida interiore, cosa da dirti? La terza carta è caduta per il gruppo B, C, scusate. Protetto, ok? Sei protetto. Allora, iniziamo la nostra lettura angelica. Gruppo A.
Io sono gentile e potente allo stesso tempo. Maria ti sta invitando a mantenere la tua anima gentile. Non devi, a causa degli altri, cambiare il tuo carattere. Tu sei un'anima sensibile, tu sei un'anima amorevole. Questo non vuol dire che devi essere una persona debole. La debolezza non è associata alla gentilezza. La gentilezza è una caratteristica molto elevata, molto potente. Mantieni la tua forza, il tuo coraggio, la tua determinazione, perché tu sei un'anima potente. Diciamo che l'Arcangelo Michele sta anche dicendo insieme a Maria che è importante essere assertivi, dire sempre la verità, far sentire la tua voce con gentilezza, non con rabbia, ma con assertività, affinché le persone di fronte a te abbiano rispetto di te, va bene? Rispetta in primis te stessa, rispetta in primis te stesso, amore per te stesso. Intanto è vero che è uscita la carta dell'amore eterno, l'amore della tua anima. Impara ad amare te stesso, va bene? Impara ad amare te stessa. Questa è la base di tutto. Questa carta ha anche un significato molto importante. La persona al tuo fianco, la persona per cui hai posto la domanda, è un'anima molto, molto vicina alla tua anima. Vi siete già conosciute in altre vite, siete spiriti affini, ok? Può essere una grande amicizia, ma in realtà c'è un grande amore tra di voi. Quindi è possibile che questa persona possa essere qualcosa in più rispetto all'amicizia. Per alcuni persone, questa carta sta a significare che stai parlando della tua anima gemella, ok? Per altre è un amore dell'anima, ma non è de detto che sul piano della terra avvenga un'unione, per così dire, in quanto c'è la legge del libero arbitrio, ok? Allora, è venuto il momento di viaggiare dentro il potere, ok? Riceverai la guida che stai cercando, quindi assolutamente, guardate, è proprio un percorso di luce questo, e sta a significare che se sei un po' confuso, se sei un po' confusa, alla fine del tunnel c'è la luce, e diciamo sei guidato, quindi sei guidata, stai seguendo il cammino giusto, riceverai guida e assistenza per quello che stai cercando, quindi non temere, non avere paura, abbi coraggio, forza e determinazione perché tutto andrà nel migliore dei modi. Bene, iniziamo ora col gruppo B. Ok, la prima carta, la carta di Maria, è venuto il momento di bilanciare il dare e il ricevere. Sei troppo nel dare o sei troppo nel ricevere. Se sei troppo nel dare, apriti a ricevere perché uno sbilanciamento delle energie poi può portare malessere generale, ma può anche comportare dei problemi anche nel corpo fisico. È importante essere aperti all'abbondanza, a ricevere amore, a ricevere giustizia, a ricevere l'amore di Dio, degli angeli, l'amore delle altre persone, perché magari sei amato, sei amata, però sei chiuso, sei chiusa e non dai alle persone vicino a te la possibilità di avvicinarsi, di trasmetterti l'amore che loro hanno nei tuoi confronti, va bene? Nel caso invece in cui tu sei troppo nel ricevere, nel senso che prendi, prendi, prendi e benedetto sia, però bisogna anche dare una mano, dare un consiglio, dare aiuto all'umanità, dare aiuto al vicino di casa, dare aiuto a un'amica, un amico, a un genitore, a un fratello, a una sorella, fare qualcosa. È venuto il momento di fare qualcosa nel dare, va bene? Una gentilezza, una frase
parole gentile, una telefonata, andare a trovare un'amica, un amico, un parente che magari sei da tanto tempo senza andarci, ok? E siamo nel periodo della Pasqua, è un periodo molto importante, è un periodo spiritualmente di rinascita, e dal punto di vista esterno, noi vediamo nella terza dimensione una guerra che sta coinvolgendo non solo l'Ucraina e la Russia, ma l'intera umanità, perché comunque siamo tutti uno, siamo tutti connessi nell'uno. Quindi c'è bisogno di dare di più, di dare magari aiuto, aiuto umanitario, ma anche di pregare di più, di mandare luce e di pregare per la pace e la risoluzione sul pianeta Terra, affinché appunto vi possa essere finalmente la nascita di un nuovo paradigma di amore, che molti stanno veramente, molte anime stanno lavorando su di sé per fare questo, altri sono completamente ignari e dormono. Se tu sei uno di questi, dai qualcosa, fai qualcosa nella direzione dell'amore, va bene? La direzione è amore. È questa la via, è questa la strada dell'ascensione, è questa la via per arrivare nella quinta dimensione, attraverso il tuo sacro cuore, attraverso l'amore per te stesso e per gli altri. Apri il tuo cuore all'amore, al divino amore che è presente dentro di te. Se senti che devi prendere una direzione, la tua guida è quella giusta. Sei guidato nella direzione giusta, in quanto il tuo sentire è esatto, la tua guida interiore è esatta, è giusta. Fidati di chi tu sei, fidati della tua capacità di riconoscere la verità. Non avere dubbi, perché la strada è veramente allineata nella direzione giusta, quindi segui la via dell'amore e tutto andrà per il meglio, va bene? Ok, vediamo ora il gruppo C. Abbiamo una carta molto potente, sii forte in questo momento. Per piacere, non temere, abbi coraggio, prega, chiedi aiuto a Dio e agli angeli, sii forte in questo momento, riuscirai a superare questo momento, va bene? Tutto quello di cui hai bisogno ti verrà donato, quindi non temere, perché Dio, gli angeli e l'amore vogliono aiutarti, ti stanno sostenendo, ti stanno guidando nella direzione giusta. Abbi fiducia, lascia andare i dubbi e muoviti con confidenza, con fiducia che tutto andrà bene nella direzione in cui stai andando. Quindi tutto sta fluendo liberamente, non devi temere, non devi aver paura, abbi più fiducia in Dio e sii forte. Quindi è veramente un messaggio di conforto per le persone del gruppo C, che avete bisogno di sentire che Dio è con voi, che gli angeli vi stanno ascoltando e tutto andrà per il meglio. Tu sei protetto, tu sei protetta e custodita, quindi non temere, non aver paura, tutto andrà per il meglio, ok? Bene, care anime meravigliose, io vi auguro una Pasqua veramente di pace, di gioia, di armonia e di spensieratezza, ma non dimentichiamoci dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che in questo momento stanno soffrendo, sia coloro che stanno vivendo la guerra, ma anche persone che hanno altri tipi di sofferenza. Non dimentichiamoci di pregare per l'umanità, non dimentichiamoci di pregare per l'unione nell'amore, ok? Bene, io vorrei ricordarvi, per chi non lo sa, io facilito la lettura con l'utilizzo delle carte, ma anche come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Facilito Logos Healing. Logos Healing è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola e vi aiuta ad eliminare tutti i blocchi, tutte le paure, tutto ciò che vi sta impedendo di essere nel vostro pieno potere. Quindi eliminare anche quelle
credenze limitanti, sabotanti, blocchi, paure, tutto ciò che vi sta impedendo di stare bene. È un lavoro molto, molto potente. Mi occupo anche di facilitare la guarigione con le nuove frequenze di luce di persona se siete ad Alghero o a distanza in tutta Italia e nel mondo. Quindi per qualsiasi informazione non esitate a contattarmi. Volevo ricordarvi che a metà maggio riprenderà il percorso di coaching sulla guarigione della durata di 2 mesi. Per informazioni contattatemi. Io vi saluto, vi auguro, vi rinnovo gli auguri di buona Pasqua e ci sentiamo tra 2 settimane. Un bacione a tutti, ciao ciao!